Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccolo qua, cari amici. Nel PDL si allarga il fronte per la grazia. Vedete, cari amici, questo è il quotidiano torinese La Stampa di oggi, sabato 17 agosto 2013. Eccolo qua, cari amici. Bene, allora io ho già fatto un video relativo alla questione, è intitolato Silvio Berlusconi e la grazia. Allora, dal mio punto di vista, cari amici, sapete, vedo che siamo in patriarcato, questo mio spazio sul web è dedicato al passaggio dal matriarcato al patriarcato, e il patriarcato si caratterizza nei confronti del matriarcato per la invenzione della proprietà privata. In patriarcato la proprietà privata è sacra e inviolabile, tanto è vero che a Silvio Berlusconi non è stata toccata la proprietà privata, ma pagherà una multa, pagherà una sanzione, ma questa multa, questa sanzione che dovrà pagare rappresenterà una quantità infinitesimale del suo patrimonio. Allora vediamo un po', cari amici. Io ritengo che il presidente Giorgio Napolitano non la possa concedere la grazia a Silvio Berlusconi. Forse il presidente Giorgio Napolitano potrà escogitare un qualche stratagemma, non per dare la grazia a Silvio Berlusconi, ma per concedergli la cosiddetta agibilità politica, in maniera che si possa un po' muovere. Non andrà in carcere Silvio Berlusconi per motivi di età. Dovrebbe stare o ai servizi sociali o ai domiciliari. Non credo che Silvio Berlusconi vada ai servizi sociali. Ritengo che starà ai domiciliari. Ecco, quello che il presidente Giorgio Napolitano, l'uomo del Colle, l'inquilino del Quirinale, potrà fare sarà di escogitare un qualche sistema per fare in modo che Silvio Berlusconi, pur agli arresti domiciliari, possa avere una certa agibilità politica, cioè si possa muovere, cari amici. Quindi, comunque, per me Giorgio Napolitano non la concederà la grazia a Silvio Berlusconi, cercherà di aiutarlo in qualche altra maniera, soprattutto perché Giorgio Napolitano ci tiene che il governo delle larghe intese resti in carica. Poi c'è la questione che la grazia di solito deve essere richiesta. Sì, è vero, di sua iniziativa un Presidente della Repubblica può concedere la grazia anche se la grazia non è richiesta, la norma, la prassi sarebbe che la grazia venga richiesta. In ogni caso, richiesta o non richiesta, Giorgio Napolitano non la concederà la grazia. E c'è da chiedersi, ma la chiederà Silvio Berlusconi la grazia? Ma io ho già detto nel video di cui vi ho parlato prima che se io fossi in Silvio Berlusconi la grazia non la chiederei, proprio perché chiedendo la grazia potrei ammettere la mia colpevolezza. E voi sapete che Silvio Berlusconi dice di non essere colpevole, dice di essere un perseguitato politico, quindi se chiede la grazia implicitamente ammette di essere colpevole, non la chiederà. Io ho detto che se fossi Silvio Berlusconi io non la chiederei la grazia, va bene, cari amici? Ecco, tutto qua, cari amici, qua c'è tutto un affaccendarsi, vedete, cari? No, ma Silvio Berlusconi ha avuto una condanna dalla Corte di Cassazione per un certo numero di anni, poi ci avrà l'allontanamento dai diritti civili e dai diritti politici per 1 o 2 anni, starà agli arresti domiciliari, avrà la incandidabilità, avrà la decadenza dal seggio elettorale. Però, ripeto, il massimo che potrà fare Giorgio Napolitano sarà quello di escogitare un qualche stratagemma per dare a Silvio Berlusconi la cosiddetta agibilità politica. D'accordo? E
quindi per un certo numero di anni, 2-3 anni, Silvio Berlusconi potrà avere l'agibilità politica, non starà più in Parlamento, sarà il capo di Forza Italia e aspetterà con calma che passino questi 2 o 3 anni. Va bene, cari amici? Probabilmente Giorgio Napolitano, per salvare il governo delle larghe intese, farà di tutto per dare a Silvio Berlusconi l'agibilità politica, che è una cosa molto diversa dalla grazia, capito? Né Giorgio Napolitano darà la grazia a Silvio Berlusconi, né Silvio Berlusconi la richiederà. Io suppongo che Silvio Berlusconi non la richiederà la grazia, staremo a vedere ai posteri l'ardua sentenza. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.